Dopo il duplice omicidio avvenuto nel parcheggio della Coop di Castelmaggiore del 20 aprile 1988, in cui persero la vita due giovani carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Irriu, le indagini svilupparono un ventaglio di ipotesi. Si pensò al terrorismo ideologicizzato, ma anche al coinvolgimento della criminalità organizzata. Solo successivamente emerse, purtroppo, che certi spunti investigativi erano stati viziati dall'attività di depistaggio di un brigadiere dei carabinieri, Domenico Macauda. Sentiamo la deposizione del colonnello dei carabinieri, Marcello Carnevali. Buongiorno, buongiorno colonnello, si accomodi, prego. Colonnello, le sue generalità. Marcello Carnevali. Prego. Buongiorno colonnello. Buongiorno. Colonnello, lei nel 1988 era in servizio a Bologna? Sì, io sono arrivato nel 1988. Ecco, con quale incarico? Comandante del reparto operativo, in sede Reparto. vacante. Quindi il reparto da lei comandato, si occupò delle indagini relative alla rapina con l'omicidio della guardia giurata Beccari presso avvenuta la Coop di Casalecchio? Il nucleo operativo che dipendeva dal reparto operativo. Benissimo. Su questo fatto io le devo chiedere soltanto un paio di precisazioni. Lei ricorda che nel marzo di quell'anno vennero arrestate delle persone ritenute in qualche modo coinvolte in quell'episodio criminoso? Sì. Ricorda il cognome di queste persone? Mi sembrano tre ed erano fratelli, i Moncado, qualcosa del genere. Ecco, ci può dire come si giunse a individuare queste persone come presunte responsabili del fatto criminoso? Da quello che in questo momento ricordo, ritengo che si sia giunte a queste persone attraverso voci fiduciarie, voci confidenziali, che indicavano in questi tre personaggi gli autori di questo reato, di questo misfatto, suffragato poi da attività investigativa che è agli atti, quindi da quello che ricordo in questo momento. Sì. Senta, i fratelli Moncada vennero perquisiti una prima volta con esito negativo. Poi io ho sotto gli occhi un rapporto da lei sottoscritto del marzo 88, se non ha memoria, come è possibile, glielo posso sottoporre. Visto l'esito negativo di questa perquisizione, ad un certo punto testualmente il rapporto recita: ristabilito il contatto fiduciario si apprendeva eccetera eccetera, e quindi diciamo che i Moncada rientrano nel mirino delle indagini. Le chiedo, può indicarci il nome di questo contatto fiduciario? Ma guardi, non era mio, primo. Oggi col senno del poi è più facile rispondere perché sono notizie che venivano da un brigadiere Ecco. che aveva depistato più volte le indagini, fu appurato poi successivamente e quindi è ovvio che la seconda volta, quando disse questo, quando ristabilì i contatti, doveva dare evidentemente qualche prova. E molto probabilmente le cose che poi noi abbiamo trovato, mi pare in una soffitta che Sì, non sì. era tra altre cose di pertinenza dei responsabili, molto probabilmente, molto verosimilmente, ma penso che queste siano state fatte indagini a parte, le ha messe lui. Sì, quindi il contatto fiduciario era il Era suo? brigadiere. Suo di chi? Del brigadiere. Ah, non era il brigadiere Macauda medesimo. Riferiva il brigadiere Macauda e inventava Una fonte. che avesse una fonte. Questo è però una Certo. mia una Così no... le ha detto Moncada. Certo. Macauda. Macauda. Sì. Tutto chiaro. Veniamo invece adesso alla vicenda Stasi e Rio. Nell'aprile dell'88 naturalmente lei era il responsabile del reparto operativo e si compie questo duplice omicidio. Le chiedo, lei che tipo di indagini ha svolto in ordine a questo fatto? Noi cercammo a tutti i costi di venire a capo dei responsabili perché conservo ancora visivamente i volti trucidati di queste persone, di questi due colleghi. Facemmo del tutto.
e indirizzammo le nostre indagini, come era nostro compito al tempo, nell'ambito della criminalità che su Bologna c'era, e quindi cercammo in tutti i modi possibili e immaginabili di vedere di che cosa potevamo venire a capo. E nel rapporto è documentata, in un rapporto preliminare che si fece, documentata un po' questo tipo di attività. Ecco, quali piste seguiste? E venne fuori che, insomma, inizialmente è ovvio che ci fu un ventaglio molto aperto, dal terrorismo che poi fu scartato alla criminalità comune, si pensò anche alla criminalità organizzata per l'efferatezza con cui fu condotta questa azione. Però nonostante e soprattutto nell'ambiente, sempre fiduciariamente dai collaboratori, perché io non avevo fonti, venne fuori, mi ricordo quando partecipavo, quando riunivo il personale, che c'era un'insistenza sul fatto di dire che un atto così crudele poteva essere portato a termine da latitanti, da persone della criminalità, da criminali veramente, perché non si poteva spiegare diversamente. Ascolti, esaminiamole seppur velocemente, una per una, queste piste investigative. Per un brevissimo periodo si seguì addirittura la pista del terrorismo ideologizzato, perché poco prima era stato ucciso il senatore Ruffilli, se lo ricorda? Sì. Venne scartata immediatamente questa pista? Sì, non fu presa in considerazione. Non fu presa in considerazione. Quindi si passò ad esaminare la criminalità comune? Sì. I soprannomi o gli pseudonimi Nittu, Iano e Ufirraru le ricordano qualcosa o qualcuno? Sì, questa pure fu una voce, una fonte confidenziale, non so se a questo punto è ovvio, inventata sempre, del brigadiere, il quale a un certo punto del brigadiere Macauda, il quale appunto tirò fuori anche questa pista, dicendo che poteva avere attinenza con le nostre cose, insomma, ecco, con i nostri vari. Con chi la tirò fuori questa pista? A chi la rappresentò? Adesso non so se nella parte più specifica degli atti allegati c'è qualcosa, ma onestamente in questo momento io non ricordo. Io penso che ne parlò direttamente con il suo comandante. E quindi? E con il tenente, l'allora tenente Palmieri. Penso, e poi Palmieri me lo disse e la sviluppammo, ecco. Tant'è vero che qualcuno, adesso non ricordo chi, però guardi, mi pare che qualcuno andò addirittura in Sicilia. Ecco, perché in Sicilia, in quanto questi tre soprannomi, come è facile intuire, erano di soggetti siciliani, in particolare ricorda di quale città? Ma era Catania, no? Perché Nitto dei Catanesi. Catanesi, perché? E ci fu un'attività di indagine specifica, oppure si andò così come per svolgere una mera ricognizione, un'indagine conoscitiva in loco? Ci furono intercettazioni, perquisizioni, si controllarono gli spostamenti, oppure ciò era impossibile visto lo stato? Ma no, guardi, soggetti? Perché mi pare di no, adesso io non ricordo questa questione, perché già ci sembrava un po' farraginosa, perché non le nascondo che queste notizie, cioè di questa persona, che adesso non so i tempi, però che diceva queste cose, brigadiere Macauda, e che trovava tutto così facilmente, mentre noi nelle operazioni precedenti, io stesso o altre persone, trovavamo le cose ma con estrema difficoltà. Insomma, quando mi guardavo negli occhi con il tenente Palmieri, insomma, non è che, adesso non so dirle a che punto venne fuori questa storia, ma era una persona che, andando oltre nel tempo, come poi, perché è venuto fuori, perché l'abbiamo detto noi, insomma, non era una persona che ci convinceva estremamente. Certo, quindi anche la seconda pista, criminalità organizzata, venne meno. Ci fu una terza ipotesi investigativa connessa ad un traffico di sostanze stupefacenti, eroina base, famiglia Testoni, si ricorda qualcosa? Restò prima quella, mi pare, dei latitanti, che pure anche lì noi per altri canali sempre non riuscivamo a sapere nulla. Sì. E poi questa della famiglia Testoni fu un altro, oggi anche questo è facile a dirsi, fu un'altra cosa, un altro depistaggio operato dal brigadiere Macauda, perché
Se non vado errato, a me mi pare proprio che uno di questi, la persona più anziana, addirittura io la sera che lo ebbi davanti mi rifiutai di metterlo dentro, se non vado errato, o successe qualcosa per cui ne parlai insistentemente con Spinoza, perché la questione, il dottor Spinoza della Procura della Repubblica, il PM del tempo, il dottor Spinoza, perché la questione non... Cioè questo signore di una certa età, che aveva 70 anni o 71 anni o qualcosa del genere, pur essendoci prove, ecco questo me lo ricordo, però adesso non mi ricordo di che tipo, pur essendoci evidenze a suo carico, però sa quelle sensazioni che uno ha a pelle, non mi convinceva. Ecco. Quindi anche questa terza pista poi... Eroina, raffinazione... possibile raffineria in via Cabianco. Questa fu presa perché il luogo dove i due carabinieri, Stasi e Del Rio, furono trucidati era un luogo, stante le notizie che avevano i locali, i carabinieri del posto, era un luogo frequentato da tossici, da tossicodipendenti. Sì, però qui non stiamo parlando di assuntori, parliamo di eroina base, quindi saremmo ad un livello completamente diverso. Sì. Ma le chiedevo, anche questa pista di fatto fu introdotta dal brigadiere Macauta? Sì. Quindi questo rapporto, che è datato maggio 88, in ordine a tutte le ipotesi investigative, è per così dire, tra virgolette, figlio del brigadiere Macauta? Penso che si possa sostenere questo. Allora sosteniamolo. Ascolti, lei quella sera si recò sul posto, la sera del 20 aprile dell'88? Certo. Lei vide la vettura dei carabinieri, no? La macchina di servizio? Sì. Ricorda se i lampeggianti erano in funzione? Ritengo di no. Il blu. Il blu, il blu. Il blu. Mi pare che fosse acceso solamente il faro centrale, mi pare. Il faretto brandeggiabile? Mi pare. Quello. Ho capito. Sulla base del suo ricordo, le indagini che poi si sostanziarono nelle scutere più volte numerosi testi, quante persone individuarono come presenti sul posto e che poi si allontanarono a bordo di un'autovettura? Se lo ricorda? Mi pare tre. Tre persone. Due all'interno della vettura e una, se non vado errato, mi pare all'esterno della Uno Bianca, di quella che poi fu individuata come la macchina. Vabbè, comunque sul punto abbiamo i testi. Lei ricorda in ogni caso un numero complessivo di tre persone? Mi pare sì. In questo momento il numero che mi viene... Tre persone. Ascolti, siamo quasi alla fine per me. Il nucleo operativo all'epoca, anzi anche oggi, ma organicamente dipende dal reparto operativo, quindi il comandante del nucleo operativo è un subordinato. Il comandante del reparto operativo aveva le dipendenze, la centrale operativa, il nucleo operativo, il nucleo informativo. Bene. E radiomobile. Benissimo. All'epoca, nell'88, il nucleo operativo di Carabinieri Bologna, da chi era comandato? Quando, per questi fatti? Quando successero questi fatti? Il tenente Palmieri. Il tenente Palmieri. Il tenente Tricari, o già capitano, non lo so, non credo. Forse era capitano all'epoca, mi pare capitano Tricarico. Era già capitano. All'epoca quale ufficio comandava, quale reparto comandava, se lo ricorda? Lo chiederei. Era Bologna, però se devo dirle la verità non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Forse era Bologna Centro, forse, dico una fesseria. Ci sono gli atti, quindi... Sì, lo so che c'è, Presidente, era solo per inquadrare... No, era con Tesser, forse, era all'anticrimine, no, adesso non mi credo, ricordo. No, non mi ricordo se comandava qualche nucleo operativo. Comunque lo chiediamo. Ci sono gli atti poi sotto questo profilo, non... No, c'è proprio il capitano. Era presente, sì. Senta, all'epoca tutti si chiesero il perché di un fatto così grave. Lei ricorda se venne ricostruito ciò che fecero i due carabinieri quella sera durante le poche ore di servizio svolte prima di essere ammazzati? Ma senta, io credo di sì, però onestamente in questo momento non ricordo. Non lo ricordo. Circa le ragioni che hanno portato a questo ci abbiamo ragionato, abbiamo pensato moltissimo e non siamo mai riusciti a trovare un perché. Quindi se io le chiedessi se all'epoca lei apprese la circostanza relativa al fatto che l'autoradio abitualmente passava o meno in quella strada, non sarebbe in grado di rispondermi? No, è più il comandante della stazione che può essere preciso. Io onestamente non sono in grado di poter, perché è lui che conosce il territorio, è lui che mandava, e poi c'è il memoriale del servizio, insomma ci sono diversi documenti che possono parlare di questo. Non...
Quindi lei non ricorda se abitualmente passavano oppure no. Però guardi, a memoria posso dire che c'era una certa, adesso non so con quale frequenza, però era un posto che quello si controllava. Ecco. Si controllava. Sì, però non so con quale frequenza, non sono in grado di poterlo dire assolutamente. Lei ricorda che cosa, le persone si allontanano a bordo di una Fiat Uno bianca che viene rinvenuta dopo qualche tempo, un paio di giorni. Lei ricorda che cosa venne rinvenuto a bordo di questa Fiat Uno bianca all'inizio? Lì fu fatto un verbale di sopralluogo, quindi dagli atti risulta quello che è stato trovato all'interno. Certo. Lei ricorda se successivamente al primo rinvenimento dell'autovettura, una volta ricoverata in una caserma dei carabinieri, su questa vettura venne trovato qualcos'altro? Io solamente questo ricordo. Ho il ricordo che in un primo tempo, perché poi ci furono una serie di fatti che purtroppo mi hanno un po' fatto dimenticare questi particolari, però ora ricordo che fu trovato subito un bossolo, e se non vado errato era un 357 Magnum, se non vado errato. Sì. Poi successivamente, dopo, quando già la macchina era all'interno della caserma, fu trovato un secondo bossolo, mi pare sotto un sedile o qualcosa del genere, mi pare. Di calibro diverso? Di calibro diverso, perché era un 38 Special, mi pare di ricordare ora. Ecco, questo è il ricordo che ho, ed è ovvio che poi, quando si fece qualche discussione tra noi, si ipotizzò che il secondo bossolo poteva avercelo messo il brigadiere Macauda. Una domanda che di fatto è un'informazione, una richiesta di informazione. L'ufficiale che le riferiva passo passo lo stato delle indagini, chi era quindi all'epoca? Chi si occupava materialmente di intrattenere i rapporti con l'autorità giudiziaria? Chi si recava? Ma non è che c'era una persona in particolare, certamente questo è da individuarsi nel tenente Palmieri, che era il comandante del nucleo operativo radiomobile, anche se siccome appunto ci teneva tutta l'arma a venire a capo di questo fatto, mi ricordo che c'era anche lo stesso maresciallo comandante di stazione, il capitano, all'allora capitano Malato. A lei le notizie chi le riferiva gerarchicamente? Gerarchicamente il tenente Palmieri. Il tenente Palmieri. Grazie Presidente. Ci sono domande? Luca Moser, parte civile Stasi e comune di Castelmaggiore in sostituzione dell'avvocato Gamberini. Senta colonnello, io le chiedo una cosa per cortesia, nel senso che in questo rapporto del 12 maggio dell'88, fra le varie ipotesi che vengono indicate all'autorità giudiziaria, ce n'è una che manca, e cioè nonostante il fatto che i carabinieri siano stati uccisi nel piazzale retrostante alla COP e nonostante pochissimo tempo prima ci fosse stato un assalto alla COP di Casalecchio, quest'ipotesi investigativa, che pure aveva un pregio, così come ci ha riferito il maresciallo Mazzolani, non viene riportata in questo rapporto. Nel primo rapporto. Ci può per cortesia spiegare per quale motivo questa ipotesi investigativa viene recuperata solo in un secondo momento? Non ho capito qual è l'ipotesi investigativa, guardi. L'ipotesi investigativa è questa, e cioè che c'era la possibilità di fare un collegamento fra l'omicidio dei carabinieri Stasi e Del Riu ed un eventuale tentativo di rapina alla Copa, al furgone portavalori. Questo anche alla luce del fatto che, se lei ha avuto modo di leggere l'ordine di servizio, uno degli obiettivi di sorveglianza della radiomobile era proprio il supermercato Coop di via Gramsci. Guardi, come faccio a ricordare ora? Se l'abbiamo riportata in un secondo rapporto, forse non la ritenevamo consistente, ma è una deduzione di ora. Cioè, è talmente, che angustia l'avvocato Moser, talmente, ma talmente evanescente, che non, poi la vicinanza della COP, però per dire che ci poteva essere un tentativo di rapina, dovevamo avere qualche elemento. Cioè, voglio dire, adesso non perché mi non proprio, guardi, vado più in là di quello che ricordo, cioè vorrei andare oltre. Senta, però colonnello, è una deduzione, la cosa non ci interessa molto. Senta, al 12 maggio dell'88 erano già stati assunti come testi i dipendenti della società di servizi che operava
Ma se risulta, scusa, se risulta gli atti, guardi, io non, può fare non a posso, sono passati sei anni. Ma lei non risponda, per cortesia, colonnello. Come può fare a sapere il testimone se il 12 maggio... No, io non voglio essere scortese. No, le indagini, di queste indagini se ne sono occupati direttamente altri ufficiali e sottufficiali dell'arma che sono stati già sentiti su questi fatti. E con le stesse domande, peraltro già all'epoca assolutamente, diciamo così, poco rilevanti, scarsamente rilevanti. Mi risulta che qui sinora non sia stato sentito nessuno. D'accordo, comunque non ricorda queste cose il testimone. E la domanda è irrilevante, volete andare avanti? Va bene, grazie. Ci sono domande? Una sola, avvocato Maisano, parte civile. Colonnello, volevo chiederle questo. Lei ricorda se ebbe a fare indagini sulla... o se le furono riferiti i risultati di indagine in ordine all'omicidio di una guardia giurata, tale Beccari, nel corso di una tentata rapina alla COP che precedeva di qualche tempo l'omicidio dei due carabinieri? Che cosa dovrei ricordare? Non ho capito, scusi la domanda. Mi ricordo che ci fu questa... certo. Indagarono anche i carabinieri del reparto operativo? Certo. Le chiedo, colonnello, se ricorda di una particolarità in ordine alla targa dell'autovettura che era stata utilizzata dai rapinatori e dagli uccisori di Beccari in quel fatto di sangue di cui stiamo parlando. Ma ho ricordo che c'era il particolare che a queste macchine mi pare mancasse la targa anteriore, però adesso se anche questa rientra in queste auto... se è così è scritto, se non è così, cioè, però questo mi ha richiamato un particolare. Certo, sì. Mi ha richiamato questo particolare, cioè ricordo che a qualcuna di queste macchine mancava la targa anteriore, come se quasi fosse una modalità, certo, da parte della banda che agiva, certo, della cosiddetta banca della Fiat Uno Bianco. Un'ultima domanda, volevo chiederle questo, all'epoca presso la Legione Carabinieri di Bologna le risulta l'esistenza di un ufficio separato che si chiamava Ufficio Ohio, e cioè ufficio... Scusi, ha una sua attinenza, Presidente vuole che gliela... c'è in tutte le legioni. Ecco, e vorrei che me lo spiegasse, perché ufficio separato. Non è separato, è un ufficio che dipende dalle legioni, cioè forse non avendo chiara... non avendo chiaro per forza di cose l'ordinamento dell'arma, infatti noi non lo abbiamo, è chiarissimo, chiaro. Non, allora cortesemente potrebbe spiegare alla corte, c'è un comando di il reparto operativo che, sì, io dirigevo, da cui dipendeva il nucleo operativo tenente Palmieri, sì, a sua volta era incardinato in un comando, sì, che era il comando di gruppo, che è un comando provinciale, sì, il comando provinciale dipendeva da un organo superiore che era il comando di legione, sì, il comandante di legione per funzionare ha diverse braccia, sì, aveva un ufficio segreteria, lo, sì, dico a grandi linee, e un ufficio che garantiva, che riceveva le notizie circa l'attività operativa, questo è l'ufficio AIO. L'ufficio AIO però non è operativo, è un ufficio burocratico. È un ufficio burocratico. Ma non è solo a Bologna, questo vorrei precisare. Sì, sì, certo, no, spiegato, no. Noi, siccome abbiamo dei documenti, abbiamo chiarito che non era separato. Noi, sì, abbiamo dei documenti. Poi dopo magari ci spiega anche, diciamo, se vuoi andare avanti, che tipo di rilevanza può avere questo accertamento sugli uffici dell'arma. Siamo nell'ambito capitolato Macauda. Macauda è un conto, e Ohio che cosa c'entra? Macauda è plurisegnalato. Comunque adesso se devi fare altre domande... Sì, sì, ma... Lei, colonnello, non risponde... Direi proprio di no, volevo soltanto cercare di sapere in prima battuta questo ufficio AIO. Un'ultima cosa, si occupa questo ufficio di, per esempio, di informazioni relative a singoli appartenenti dell'arma? Aspetti, non... Posso spiegare? Spieghi. Qualcosina. Presidente? Spiego. Eh sì, qualcosina, perché rapidamente sa, qualcosina, sì, prego. Le dico perché qualcosina, perché è stato citato ufficialmente Steriti e quindi io non vorrei adesso anticipare alla Corte il contenuto di qualcosa che non sappiamo se sarà introdotto ufficialmente, posto che allo stato attuale potrebbe risiedere all'estero, e quindi a questo punto si porrebbe il problema di acquisire. Questo è quello che so, certo, stamane. All'esito della eventuale acquisizione o dell'audizione poi formulerà richieste di ulteriori... Allora, Presidente, posso entrare in riserva sulla richiesta di una, certo, eventuale nuova escussione del colonnello
alla luce della... Qualora doveste diventare testimone di riferimento del Bacauda, dell'Osteriti, nelle due forme, sia che venga sia che ne acquisiamo eventualmente. D'accordo. Allora io faccio richiesta formale di risentire ove occorra il colonnello Carnevali su questo punto di prova. Quindi la Corte si riserva di riservarsi all'esito dell'audizione o dell'acquisizione. Non c'è dubbio, Presidente. D'accordo, ci sono altre domande? Nessuna. Può andare, colonnello, grazie. Ascoltiamo adesso la deposizione del capitano dei carabinieri Marco Palmieri, che aggiunge alcuni dettagli circa la vicenda Macauda. Buongiorno, si accomodi, capitano. Sui generalità. Palmieri Marco, buongiorno. Lei nel 1988, con il grado di tenente, prestava servizio presso il reparto operativo dei carabinieri di Bologna? Sì, signore. Lei ha svolto indagini relativamente all'assalto alla COP di Casalecchio di Reno, conclusosi con l'omicidio della guardia giurata Beccari? Concorso assieme al personale del nucleo. Ci può dire di che cosa si è occupato in particolare e se le sue indagini sono iniziate immediatamente dopo il fatto oppure successivamente? Diciamo che la sera del 19 febbraio 88 siamo venuti a conoscenza che in Casalecchio di Reno c'era stato un tentativo di rapina ed c'era stata un'esplosione anche. Quindi, giunti sul posto, abbiamo constatato la veridicità di questa notizia, tanto che erano rimaste ferite le guardie giurate che erano incaricate del prelevamento del denaro. Sì. Tanto che il povero Beccari, Carlo, poi morì. Giunse cadavere all'ospedale. Quindi nel corso dei primi accertamenti si venne a conoscenza, un testa disse che avevo visto allontanare dal posto due autori di questa tentata. Perché presumibilmente? Che caratteristiche avevano questi due individui? Si allontanavano di corsa, quindi subito dopo il fatto, il che lasciò ai testi, se ricordo bene, si trattava addirittura di un carabiniere, c'erano tre ragazzi un poco lontani dal fatto. Sia gentile, perché è complicato ricostruire, mi rendo conto, però dobbiamo farlo con un po' di precisione. Questi due individui, lei ha detto, presumibilmente si ritenevano autori o coautori del reato, ma perché? Perché correvano soltanto? Oppure erano travisati? Cosa dicevano le testimonianze raccolte nell'immediatezza? Questi sono particolari, in verità, proprio onestamente, mi sfuggono. Erano armati questi due individui? Se ricordo bene, pare che uno dei due avesse ancora passamontagna. Quindi probabilmente c'entravano qualcosa. Quindi no? Era questo uno degli elementi importanti. Dalle testimonianze raccolte le risulta che fossero armati questi due individui? Non lo ricordo. Questi individui vennero visti salire a bordo di un'autovettura? Sì, si allontanarono a bordo di un'autovettura Y10. Lei quella sera comunque andò sul posto? Sì. Allora le chiedo questo. Quando lei giunse sul posto c'erano già le pattuglie della polizia? Sì, c'era la polizia, c'era credo già il personale nostro della compagnia di Borgo Panigale. Il nome Moncada Salvatore le ricorda qualcosa o qualcuno? Moncada Salvatore fuori appunto con il ritrovamento della Y10. Quindi di là inizia il discorso Moncada Salvatore. Con il ritrovamento della Y10 viene sentito il Moncada circa le modalità del furto, perché poi risulta rubata nella mattinata, e queste modalità del furto, diciamo che incominciano ad emergere delle perplessità, perché la prima volta che va a fare colazione in quell'esercizio pubblico mentre normalmente andava in un altro esercizio, e perché dice di aver lasciato la macchina con il motore acceso per far riscaldare il motore, invece insomma aveva fatto già alcuni chilometri, poteva anche spiegarla, perché non poteva vederla dal bar
in quanto coperto da una, insomma, iniziano a emergere qualche perplessità. Qualche perplessità. Ricorda che esercizio era? Che era un bar, una pasticceria, un supermercato? Che era? Sì, pare un bar, avevo preso un cappuccino, una brioche. Sa dove era ubicato questo bar? Sarà stato lui, se ricordo bene, del Pilastro, Vari Moncati, questo era un 2-3 chilometri da quel luogo. Adesso non vorrei dire sciocchezze, so, comunque. Ecco, quindi nascono questi sospetti sul Moncada. Sì, signore. Moncada Salvatore? Moncada Salvatore. Il Moncada Salvatore subisce una perquisizione? Nel senso, sì, che viene richiesta e disposta, sì, una perquisizione? Sì, una prima perquisizione. Una, sì, prima perquisizione. Con esito? Con esito negativo. Poi che cosa succede? Che succede? La pista viene abbandonata? Succede che il Magauda ha avuto, dice lui, delle notizie riguardando il fatto che, oltre a che potesse detenere certe cose, oltre al fatto che potesse essere non estraneo al fatto ha di detto il Macauda, ho capito male, il Moncada voleva dire? No, no, voglio dire Macauda. Macauda, ma adesso chi è Macauda? Dica, perché diciamo che è il nostro sottufficiale, ecco, maresciallo, ma allora brigadiere Macauda. Quindi diciamo che i sospetti erano abbastanza giustificate, meritava un approfondimento delle indagini questa cosa. Poi nasce questo fatto che è abbastanza traumatico, cioè l'inserimento a Macauda, perché Macauda a un certo momento notizie, e io in particolare gli dicevo sempre di riferirle e che poi sarebbero state vagliate eccetera, invece Macauda che partiva con l'emergenza, almeno in quel caso parte con l'emergenza 41, perché secondo notizie che dirà dopo a giustificazione di questo suo comportamento, dice di aver saputo che la casa dei Moncati è servita anche da una soffitta e da un ripostiglio, e quindi lui aveva saputo che in questi posti potesse detenere qualcosa di illecito. E quindi fa la perquisizione. Ricorda più o meno la data di questa seconda perquisizione? E forse siamo a circa un mese dagli avvenimenti. Quindi lì poi questa ripostiglia di esplosivo, due cartucce calibro 12 caricate con pezzette di chiodo, di diodine, chiuse in maniera, insomma, artigianale, diciamo così, con straccetti, sì. Poi nel ripostiglio dice di aver trovato dei diodini intere con un accessorio che sarebbero sarebbero da mettere in relazione con i diodini spezzati per caricare le due cartucce. Vennero anche trovati nella casa altre buste di plastica con degli elastici uguali a quelle, in sostanza si collegava questi particolari con si collocavano tra loro. Allora i Moncati non so niente di questa soffitta, no, ma tu a casa avevi, insomma, diciamo, e poi è diventato rompendo, come diceva, la cosa da quelle che potevano essere dei particolari che meritavano degli approfondimenti, che andavano, dovevano essere vagliate con molta oculatezza, è diventata poi tutta una questione. Ricorda se nel corso di questa perquisizione venne anche trovato un passamontagna, sì, di signora, colore scuro? Sì, signor, se non erro assieme a all'eroina, l'esplosivo, cioè quella che stava sulla soffitta, che, esatto, che non era assegnata ai Moncati, ma dice Macauda che lui sa che è in uso anche ai Moncati. Quindi questa seconda perquisizione, la prima perquisizione fu disposta dall'autorità giudiziaria sulla, sì, scorta, signora, delle vostre segnalazioni e dei vostri... La seconda Macauda la fa ai sensi del 41, del testo unico. Perfetto. Testo unico. Contestualmente al ritrovamento di questo materiale scatta l'arresto? Sì, signora. Sì, sì. E se non erro vengono prima sentiti da Carnevale, nello stesso giorno, se non erro pare che vengono anche sentiti in qualità di indagati. Bene. In presenza del difensore lo stesso giorno. Ascolti, e ho finito. Quindi possiamo distinguere due fasi in maniera netta. Una prima fase, voi agite sulla scorta di sospetti sul comportamento del Moncada, riferita all'autorità giudiziaria, decreti di perquisizioni,
Esito negativo. Sì, signora. Poi leggo su questo rapporto, che non è a sua firma, ma il suo nome è indicato come colui il quale di fatto ha svolto questo. L'ho detto subito, è concorso. Leggo ad un certo punto, finita la prima perquisizione con esito negativo, ristabilito il contatto fiduciario, si apprendeva, eccetera, eccetera. Allora oggi dobbiamo intendere che il contatto fiduciario era Macauda? Penso io, signor giudice, che Marcello Carnevale parli a nome di Macauda, penso. Perché Macauda ha agito, quindi il rapporto fiduciario di Macauda. Pensa che il buon Marcello Carnevale nel coordinare, siccome è coordinatore delle indagini, direttore abbia riferito lui, ma in questo presume che sia di Macauda la fonte. Chiedo scusa, è d'uso utilizzare come fonte confidenziale un sottufficiale che potrebbe tranquillamente essere menzionato come colui il quale, esternando dei sospetti, potrebbe tranquillamente riferirli ai superiori e quindi essere ad esempio citato come teste? E diciamo che oggi loro mi insegnano con il nuovo processo, con il nuovo procedimento, addio fonte confidenziale, mi pare almeno, ma allora la fonte confidenziale era tutto personale, era sacra, quindi lui non era tenuto a dire a noi. Le fonti confidenziali persistono era, anche con il nuovo processo. Era soggettivo, quindi non era tenuto a dire a noi. Ma in ogni modo lui ci ha sorpreso più volte anche con la notizia, perché perlomeno era tenuto a dirci la notizia prima. E qui se ne è parlato con chi di dovere. I fatti erano tanti all'epoca a Bologna, fermiamoci ai fatti, i fatti sono questi. Ho capito. Insomma, anche il povero superiore a questo punto alzava le mani. Quindi lei non ha la certezza che quel contatto fiduciario sia il Macauda? Non ha la certezza. Ce lo conferma la sua perquisizione, ai sensi del 41, che fa senza dirci niente. Sì. Ah, di iniziativa personale, fa di personale. Ma lì evidentemente fonte confidenziale è quella del Macauda. È il Macauda che... E non il Macauda. Tanto chiederò la citazione dell'ufficiale. Ascolti, può dire alla Corte, se lo sa, come, quando e perché sorsero dei dubbi sul conto del brigadiere Macauda? Ma i dubbi sul conto del brigadiere Macauda sorsero, chiaramente queste erano tutte stranezze che noi ci ponevamo sin da allora, però sorsero in maniera più seria poi dopo l'assassinio dei due carabinieri di Castelmaggiore, e quindi lì insomma quando incomincia a trovare, perché è sempre lui che trova, comincia a trovare a casa, adesso mi sfugge il nome di un povero Cristo a questo punto, comincia a trovare 5 bossoli che alla perizia risultano essere sparate dalla stessa arma del bossolo trovata a bordo della macchina, recuperato come presunta macchina usata dagli assassini dei carabinieri. Insomma, l'assassino di due carabinieri, insomma, portano il bossolo a casa, insomma, è diavoleria, insomma. Sorgono dei però dubbi. Purtroppo, nonostante questo, non è stato mai allora di concerto con i magistrati, fatelo continuare a operare e cerchiamo di... Lei sa come venne smascherato il Macauda? Allora io non quell'operazione non pare che proprio a Castelmaggiore fu preso mentre avevo buttato lui stesso un bigliettino, ma non vorrei sbagliare, no. Questa è una vicenda così, un bigliettino in un secchio e poi lo stavo recuperando. Però perdonatemi se dovesse commettere errore, perché è così, è di una serie quella lì poi così nutrita che ci porta poi ai guai che abbiamo subito, insomma, dopo 30 anni di averlo orato. Lei sa come finì il processo a carico di Moncada? Sono tutte notizie che poi ho avuto da lontano, credo 8 anni e 4 mesi di reclusione, credo. No. Moncada. A Moncada non so più niente. Non sa più niente. Credo che
siano state rimesse in libertà, credo, non lo so. Non ho altre domande, grazie. Ah, beh, c'erano la droga, non... ah, beh, ma anche quella, simulata anche quella, quindi credo che l'abbiano messa in libertà. Chi ha scontato 4 mesi di reclusione? Chi ha scontato 4 mesi di reclusione? No, 8 anni e 4 mesi, credevo Moncada, sa qui, Moncada, sì, Macauda, sì, sì. Il passo è breve, insomma. Sì, No, si riferiva alla sentenza Macauda. Alla sentenza Macauda, non... Ho avuto 4 mesi. Moncada, credo. Prego, ci sono domande? Maisano, capitano, per attivi di servizio, lei è a conoscenza all'epoca dell'esistenza di un bar in zona Pilastro gestito dalla famiglia Alboino? No, Alboino è un ricordo lontano, credo che... Avvocato, come si inserisce in questa vicenda, in questa questione? In questa vicenda, Presidente... Viene rubata, sì, davanti alla... E anche, diciamo, se diamo per accertato questo elemento, che altro, ecco, ne viene fuori? Cioè che è stata rubata una macchina davanti a un bar... Collegamenti con altri fatti di sangue depistati, Presidente. Non... francamente non... Il pubblico ministero è d'accordo che è centrale, che è rilevante, è centrale. Ero distratto, chiedo scusa, stavo... Questo accertamento sul luogo dove è stata rubata l'auto... Sì, può avere una sua rilevanza in ordine a vicende, chiamiamole così, depistanti, che affronteremo successivamente. Dunque, le chiedo, capitano Palmieri, ha fatto riferimento al duplice omicidio dei carabinieri Stasi e Rio. Le chiedo, lei ricorda se e quando fu istituita una taglia in danaro da corrispondere a colui che avesse potuto dare notizie utili per la cattura della... Qui parlo da carabiniere con 40 anni di servizio e dico mai, chiacchiere, cioè chiacchiere. Cioè perché non... Datevi, cioè mai. Mai. Dove sta sta taglia? Chiacchiere, datevi da fare. Si può impegnare quello che volete. Sono due ragazze, sì, nostre, sono, sì, due tutore del... Ma mai, quando mai? Cioè, lei come ufficiale... Questo è d'onore del vero. Che lei abbia sentito dai miei superiori queste cose, senz'altro sì, io sono... Che cosa ha sentito dai suoi superiori? Parlare di taglie? Ma non di taglie, cioè no, di dire, ah, di dire, abbiamo la possibilità, sì, di avere, cioè potete voi promettere, ma... Ecco, a fonti confidenziali, questo intende. Questo è il senso della, se del, c'è da di spendere del discorso. Denaro, ma questo è un fatto del tutto, diciamo, ordinario, diciamo, una cosa... Cioè, Presidente, anche qui siamo legati al depistaggio Macauda, è un tema importante del, sì, processo. Sì. No, ma sta dicendo la risposta questo, il testimone. Sì, sì. Prego. Sì, questo è la... Se dobbiamo intendere questa taglia... No, se non quella... è taglia, questa non è taglia. Cioè, quella è il senso... La taglia è una cosa, questa invece... Quella è il senso della... Allora diciamo senso che della... questa processa di... successiva ovviamente all'omicidio. Ricorda più o meno quanti giorni dopo se ne cominciò a parlare in ambiente dei suoi colleghi o altro? Cioè questa... Beh, insomma, che nel giro di un paio di giorni, signor il Presidente, giro? Nel giro di un paio di giorni dopo l'assassinio dei due ragazze. Un paio di giorni dopo l'omicidio dopo. Stasi, cioè, in sede di riunione operativa nostra. Un paio di giorni dopo. Bene. Si decise che l'arma metteva a disposizione danaro per sollecitare fonti informative affinché riferissero notizie utili all'accertamento dei responsabili dell'omicidio dei due carabinieri, Stasi e Del Rio. Questo perfetto. È... Sì. Un paio di giorni dopo. Nel giugno dell'89 era ancora al nucleo operativo? Non era più a Bologna. Lei ricorda di un episodio che... avvenne all'interno degli uffici del nucleo operativo dei carabinieri, e cioè il furto di una somma di danaro. Io ho pagato per quello, ho subito un procedimento. Allora, cioè questo a cui Presidente è stato condannato. Presidente, certo. Non era ovviamente condannato adesso, dal tribunale militare. Adesso mi fa pagare per la seconda volta. No, per l'amor di Dio. Presidente, è evidente che siamo su un punto nodale del processo in materia di depistaggio, e cioè stiamo esaminando i movimenti di Macauda, il sottufficiale di cui avete sentito parlare. A un certo punto il Macauda, che come emerge oggi avrebbe depistato per la rapina di cui ci stiamo occupando a carico dei fratelli Moncada,
Nel momento in cui viene arrestato per un ulteriore depistaggio in danno della famiglia Testoni, si giustifica dicendo che la sua attività di depistaggio nasceva da uno sconcerto che era nato in lui dal furto all'interno dell'armadietto del nucleo operativo di una certa somma di denaro della quale si sentiva sospettato. Il problema della rilevanza è che tutto ciò precede il duplice omicidio di Stasi e Riu. Quindi starebbe a significare che la motivazione che il Macauda darà per il suo depistaggio a scusante, e che tornerebbe di importanza nel caso lo stesso si avvalesse la facoltà di non rispondere con introduzione ai suoi verbali, potrebbe trovare allo Stato una smentita netta dalla collocazione temporale di quando avvenne il furto all'interno dei locali del nucleo operativo. Affinché la Corte abbia chiaro questo, noi abbiamo il depistaggio su Stasi e Riu provato con sentenza passata in giudicato da Macauda, sì. Il depistaggio su Moncada che passa per il bar Alboino, il possibile e da provare depistaggio in ordine all'omicidio di Adolfino Alessandri attraverso il rinvenimento dei documenti di circolazione dell'auto rubata dai banditi che seguirono la rapina in via Gorchi davanti al bar Alboino. Quindi siamo nell'ambito, credo, di una connessione molto stretta. Lei ci può dire, è stato giudicato e condannato? Sì, poi c'è stata l'amnistia, l'abbiamo accettata, ma noi siamo stati giudicati e condannati per quella vicenda. Per la vicenda del denaro scomparso all'interno. Ecco, che, noi... io poi, chiedo scusa, giusto per la cronaca, io ho pagato anche di tasca, cioè io sono, dovevo essere accomunato ai ragazzi. Invece, sì, è stata una vicenda, diciamo, in quella sede fortunata ho pagato per lei. Perché io ho pagato anche la materialmente. Io, certo. Che ci fu una colletta lì. Certo. Quindi ce l'hanno imposto i superiori, l'abbiamo purtroppo subita. E alla fine poi io sono stato. Ecco perché chiedo ancora scusa per l'atteggiamento prima. Insomma, io ho 40 anni di servizio, ho fatto il carabinieri, vent'anni sotto. D'accordo, ma non è stato l'unico a essere condannato in questa vicenda. Siamo stati condannati fino al colonnello, Bianco, cioè quattro. Però poi il colonnello, credo, perché poi sono cose d'accordo, che ho sentito, che abbia fatto l'appello e ma quindi è stato assolto poi il colonnello Bianco. È stato assolto, va bene. Prego. Preliminarmente, io non ricordo, mi pare che sia data risposta alla domanda quando si concretizzò il depistaggio Macauda in danno della Moncada attraverso la seconda perquisizione, mi pare che lo abbia detto. Ricorda l'epoca a cui risale la seconda perquisizione, quella che portò in carcere Moncada? È verso la fine di marzo, abbiamo detto qualche mese dopo. Verso la fine di marzo? Qualche mese su... Scusi, ma Moncada fu arrestato in forza di reato? Perché lui, perché gli quindi trovò, in occasione seconda trovò, perquisizione. Gli trovò la droga, le due cartucce. L'esplosivo, quindi c'erano... E Moncada era noto ai carabinieri? Aveva precedenti penali, precedenti giudiziali? Qualcosa, ma non... Aveva qualcosa di specifico? Droga, armi? Forse droga, sì, forse ma droga. Non molto. Prego, avvocato. Capitano, lei ricorda in che data fu scoperto il furto all'interno dei locali del nucleo operativo? Si verificò la Domenica delle Palme, credo ne avessimo tre, la Domenica delle Palme del 1988. Quindi la settimana prima della Pasqua del 1988. La domenica. Vediamo se attraverso questo riferimento possiamo chiedere al teste questo. Facendo mente locale, l'episodio del depistaggio Moncada fu precedente alla scoperta dell'ammanco nei locali del nucleo operativo di quella somma? Allora, di cui credo certamente precedente. Cioè Moncada fu arrestato prima della Domenica delle Palme? Credo di sì. Credo. Perfetto. Allora, ultima domanda. Lei ricorda se un sottufficiale dell'arma ebbe a portarle un paio di tronchesi a seguito di questo ammanco? Ebbe a consegnarle un paio di... Sì. Chi era questo sotto? Chi era adesso? Ricordo che... cerco di ricordarlo a me. Quindi io ero in ufficio, alla Domenica delle Palme, arrivò un ragazzo, mi disse, signor tenente, l'armadia di Macauda è stata forzata. Ma
perché io credevo che i soldi non dovessero essere più lì, ma avevano assicurato che noi non abbiamo mai avuto. Aspetti, i soldi quali sono? I soldi. Cioè, allora aveva già saputo che c'era l'ammanco? No, no, scusi, noi avevamo scoperto una rapina e quindi avevamo questi soldi in caserma. Ah, in caserma. Io dissi... Ah, era il provento di una rapina. Io disse, per piacere, portateli in armeria. Noi non abbiamo mai avuto un locale né un tutore, è storia, purtroppo è una lacuna dello Stato, non so di chi. Non abbiamo mai avuto un posto per proteggere oggetti di valore. Non li abbiamo, ci adoperiamo così. Allora nell'armeria è per noi un posto sicuro, ci si va solo se autorizzata, ci si va accompagnata, eccetera. Quindi, signor tenente, non si preoccupa. Credevo che i soldi fossero lì, ma in ogni modo un'armata che viene forzato e fa alzare un po' le antenne. Non capiamo, senta una cosa, c'è una rapina e voi recuperate i soldi di questa rapina, sì. Cioè che sono... Sono 26 milioni, 26 milioni circa. Ecco, questo 26. Quando avviene? Questo avviene il 2-3 giorni prima dall'ammanco, avviene verso il mercoledì, giovedì della settimana, venerdì dell'ammanco. Settimana prima della Domenica delle Palme, ecco, d'accordo? Sì, cioè... non nella stessa settimana. Sì, non la settimana prima, la stessa sì, settimana. Quella, esatto, sì, quindi, sì. Ecco, allora io... Temo che sia stato esportato qualcosa di importante all'armadia, ma qualche colpo di reato, non pensavo mai ai soldi. La necessità a questo punto, siccome questa armadia la tenevo in uso Macauda, la necessità di sentire Macauda. Quindi lei viene a sapere da un suo collaboratore che è stato fratto il catenaccio? È stato reciso. Dell'armadio di Macauda. Normalmente metallico. Perché si chiama armadio di Macauda? Perché che c'era? Ogni carabiniere ha un armadio dove deposita le proprie cose. Va bene. Forse tutto non era possibile, però chi era arrivato prima? Va bene. Chi... Allora la notizia però, voglio dire, non l'allarma più di tanto. Non mi allarma perché è un'armadio forzato e c'avevo qualche pistola sequestrata, giusto. Qualche colpo di reato. Io pensavo a qualche colpo di reato e quindi mi scalzonare di qualche... ragazzo e mostrarsi qualcosa, certo. Che sapeva che Macauda possedesse, certo. Per ragione, certo. Di servizio, certo. Ovviamente, se non che contattata Macauda, che fruiva di poi settimanale, dice, viene, arriva piangendo, signor tenente, dice, no, ce l'avevo ancora lì dentro, così, eccetera, eccetera. Quindi, i soldi, 26 milioni. Prendo atto in quel momento, poi è inutile dire che riferisco subito a Carnevali, eccetera, il comandante del reparto operativo, eccetera. A un certo momento, non mi ricordo però la cesoia. Me la ricordo. L'ho avuto io nelle mani, tanto che io, non essendo contrario con tutte quelle disposizioni avute, io ho iniziato le indagini, sì. Io ho fatto girare per le ferramenta di Bologna e l'abbiamo pure individuata perché era nuova la cesoia. Dove l'avete trovata? Era nell'armadio, cioè hanno tagliato. E poi messo nell'armadio? Hanno tagliato, hanno prelevato il denaro e l'hanno lasciato hanno lì. Lasciato. Però adesso non mi ricordo il militare che me l'ha dato. Non ricorda se materialmente un qualche sottufficiale viene a portarle la cosa? Dice... Sì, le ripeto, questo lo ricordo, non mi ricordo chi me l'ha portato. Ma lei può aiutare a ricordare? Io posso chiedere se può escludere che sia stato il brigadiere Macauda a portarle la tronchese. Magari questo le può... È il più probabile che l'abbia portato. Non lo escludo affatto. Non lo escludo che non sia stato lui. Vabbè, che sia stato lui. È il più probabile. Sì. D'altra parte credo che sia anche è il più probabile perché lui... Perché la cosa lui, più logica. Perché lui... Perché lui viene chiamato e arriva subito. Sì. E piangendo va dal capitano e gli dice, capitano, io in questo cassetto avevo depositato i 26 milioni della rapina. Ma è stato lui giudicato per questa mancanza di 26 milioni? Macauda? Credo di no. E che bene. Credo di no. Sì, ma siccome tu... Credo di no. Sì. Adesso aspetti, questo qui avviene in un certo momento. Poi quando Macauda, Moncada, quanto tempo resta in carcere? E perché viene scarcerato? Moncada? Sì. Ma Moncada, io non lo so quando sono andato via da Bologna, se fossero stati già scarcerati in Moncada. Io sono andato, perché poi sono stato trasferito ufficio, quindi sono andato, ho lasciato poi il comando alla fine di giugno. E Macauda, quando è che viene scoperto in tutti questi suoi agguati alla verità? Viene arrestato il 16 giugno, su ordine di cattura. Giugno. Viene arrestato il 16 giugno. Quindi è stato scoperto, penso,
una decina di giorni prima, credo, 7-8 giorni prima. E come viene scoperto? In che modo? E le dicevo, se le dicevo, però potevo, l'avevo già detto prima, sì, perché lui collegava, cioè a me con Pasquale, Pasquale con Nicola, allora prendeva un bigliettino di visita da me, lo portava da quello, poi nell'agente di quello faceva trovare il nome di... Allora... E quel deposito era realmente di Moncada, quel deposito dove furono trovate le armi, le munizioni? Il deposito che voi perquisiste nella seconda occasione, perquisì Macauda, era realmente di Moncada? La soffitta? La soffitta? Non era, era stata, se n'era andato uno da un appartamento e quindi era libera. C'era un po' il libero accesso, ma arbitrario, insomma, forse. C'era un libero accesso arbitrario. Di tutti. Questa era occultata, sta roba, sotto una gomma, sotto un pneumatico. Molto, una cosa molto labile. Molto... Va bene. Ci sono altre domande? Può andare, capitano. Signore, arrivederci, buongiorno. Il 18 luglio 1996 viene chiamata a deporre presso la Corte di Assise di Bologna proprio il Macauda, che si avvale però della facoltà di non rispondere. Vengono quindi letti alcuni brani delle dichiarazioni precedentemente rese. Lei si chiama? Macauda Domenico. Senta, lei è imputato in un procedimento connesso, anzi condannato, credo, in via definitiva, sì, in un procedimento connesso. Quindi ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia. È presente? Sì. Lo indichi? L'avvocato Piccaglia, Claudio Piccaglia, del Foro, sì, di Bologna. L'avvocato Piccaglia presente. Lei, in quanto imputato, condannato in procedimento connesso, ha facoltà di non rispondere alle domande che le verranno rivolte. Intende avvalersi di questa facoltà o intende rispondere alle domande? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. D'accordo. Lei può andare. Grazie. A questo punto io chiedo di produrre 3 verbali di interrogatori resi dal Macauda Domenico il 22 giugno 1988, il 27 giugno 1988 e il 7 maggio 1996 al mio ufficio. Chiedo che ne venga data lettura. Grazie. Allora diamo lettura dei verbali di interrogatorio resi da Macauda Domenico. Il primo, il giorno 22 giugno 1988, presso il carcere militare in Roma, Pubblico Ministero di Bologna, intendo rispondere. Prima che lei mi faccia delle domande, dichiaro quanto segue. Ammetto tutti gli addebiti, ad eccezione del capo C della rubrica, calunnia ai danni dei fratelli Moncada, del capo I, favoreggiamento, e del concorso con ignoti. Comincio subito col dire che non vi è nessun confidente. L'intera operazione calunniosa da me costruita era finalizzata a scopi miei personali, che le dirò non appena avrò finito di ammettere gli addebiti, dandole i necessari riscontri. Mi sono inventato tutto, a cominciare da Nitto Santa Paola e dagli altri latitanti catanesi, i cui nominativi li ho acquisiti da un libro edito dalle forze di polizia relativo a tutti i latitanti. Le informazioni specifiche dei singoli latitanti le ho acquisite dalla banca dati. Filippelli è una persona che non conosco nemmeno. Ribadisco quanto detto sulla relazione di servizio e sulla falsa testimonianza. Feci l'una e l'altra cosa su istigazione del maggiore Carnevale. Presidente, ci sono molti capi di imputazione. Io, se gli avvocati non hanno nulla in contrario, chiederei, a me può anche bastare, che venga data lettura dell'ultimo verbale di interrogatorio, quello reso al mio ufficio, dove in particolare si discute e si parla delle due azioni di depistaggio che più ineriscono poi a questa vicenda, cioè Stasi e Del Rio e le COP di Casalecchio. Comunque è opportuno che ci vengano forniti anche i capi di imputazione. E li stiamo, sì, altrimenti, ricercando, grazie. Allora l'ultimo, soltanto l'ultimo verbale. 7 maggio 90, vediamo se è sufficiente, altrimenti poi riprendiamo. 7 maggio 96, Pubblico Ministero Bologna, negli uffici del GICO. Dunque è presente, intende rispondere, a domanda risponde, ovviamente Macauda. Nel 1988 fu l'allora tenente tricarico in servizio presso la prima sezione del Nucleo Carabinieri di Bologna ad indicare come luogo di possibile spaccio di droga uno stabile di via Cabianca 16 in Galliera. Almeno così mi sembra.
Io non ricevetti l'incarico di fare le fotografie del luogo. Fu una mia iniziativa. Svolsi altresì accertamenti anagrafici sui proprietari dell'immobile. La domanda risponde, le indagini di fatto si sospesero dopo l'omicidio di Stasi e Del Riu. A domanda risponde, quasi subito dopo il duplice omicidio, pensai di condurre falsamente le indagini in modo tale da indicare quali autori del fatto coloro che abitavano in via Cabianca 16 di Galliera. Fu a causa della doppia indicazione nello stradario della medesima via in comuni diversi che, erroneamente, invece che soggetti pregiudicati, precostituì prove a carico della famiglia Testoni, composta da gente per bene. Domanda del pubblico ministero. Come materialmente operò il depistaggio? Risposta. Non ricordo bene. Mi sembra di avere fatto apparire che nella casa di via Cabianca potesse individuarsi una raffineria di droga. La domanda risponde. Esplosi in quel periodo alcuni colpi con la mia 38 di ordinanza. Sparai le cartucce nel mio garage attutendo il rumore con un cuscino. Un bossolo lo buttai dentro alla Fiat Uno Bianca che era stata sequestrata in quanto utilizzata per l'omicidio Stasi e Del Riu. Gli altri bossoli mi sembra di averli messi a casa di una persona della quale non ricordo il nome, sempre per depistare le indagini. Nonostante venga sollecitato, non ricordo il nome di costui. Ricordo solo che si trattava di persona pregiudicata per fatti di droga. Fu qualche mio collega a trovare il bossolo della 38 sulla Uno Bianca. La domanda risponde, gli altri bossoli li lasciai a casa della persona della quale in questo momento non ricordo il nome, prendendo a pretesto una perquisizione. Non ricordo se chiesi all'autorità giudiziaria il relativo decreto o se l'atto fu compiuto di iniziativa. La domanda risponde, fu nel corso del medesimo atto di polizia giudiziaria che collocai i bossoli facendo finta, subito dopo, di rinvenirli casualmente. Feci tutto ciò per incastrare il soggetto perquisito come autore del duplice omicidio Stasi e Del Riu. La domanda risponde, fu il maggiore, allora comandante del nucleo operativo Carabinieri di Bologna, a mandare in fretta e furia i bossoli al CIS di Roma per compararli con quello rinvenuto sulla Uno Bianca. Non ricordo se fu io a suggerire all'ufficiale di compiere un simile accertamento tecnico. La domanda risponde, il soggetto presso la cui abitazione avevo collocato i bossoli venne arrestato contestualmente alle operazioni di polizia giudiziaria. Non ricordo in base a quali prove arrestammo costui, visto che non avevamo ancora la certezza della identità balistica tra i citati bossoli e quello da me lasciato sulla Fiat Uno Bianca. Certo è che io mi limitai a firmare il verbale di arresto redatto da altri. A domanda risponde, non ricordo chi fece il verbale di sequestro dei bossoli. A domanda risponde, non so spiegare a tutt'oggi in maniera plausibile perché agii nel modo sopra descritto. Nessuno mi chiese di farlo. Fu una mia iniziativa. Non c'era ancora nessuna ricompensa per un esito positivo delle indagini. A domanda risponde, non ho partecipato ad alcun corso specializzante inserito nell'ambito di attività di collaborazione internazionale tra forze di polizia. Ho solo frequentato durante il mio periodo di permanenza presso il ROAD di Napoli la mensa della NATO di Bagnoli, in quanto in quel posto si mangiava bene e comunque perché presso il reparto antidroga non esisteva la mensa. A domanda risponde, presso la mensa conobbi diversi militari stranieri, con costoro mi intendevo parlando in italiano maccheronico. A domanda risponde, io parlo correntemente la lingua tedesca, ciò perché da bambino ho risieduto a Krefeld, nella Germania federale. Colà ho risieduto fin verso i 16 anni. Una volta rientrato in Italia, per frequentare il liceo, mi stabilii a Como. Durante gli studi alloggiavo nel collegio laico Alessandro Volta. Abbandonai gli studi al terzo anno, tornai in Sicilia presso la famiglia e poi mi arruolai nei carabinieri. La domanda risponde, vero è che limai il cane della 38 per impedire che si potesse risalire alla mia arma qualora fossero state sottoposte ad accertamenti tutte le pistole a tamburo in dotazione ai carabinieri. La domanda risponde, in ordine al depistaggio successivo alla rapina di Casalecchio di Reno, ribadisco ancora oggi la mia estraneità ai fatti. La domanda risponde, i fratelli Moncada vennero sospettati dagli investigatori dell'arma dei carabinieri perché non si credette alle modalità ricostruttive del furto della loro Y10. A domanda risponde, questo depistaggio non fu compiuto da me, ciò perché se avessi voluto farlo, avendo la possibilità di conoscere tipo e marca dei bossoli repertati a Casalecchio, come minimo ne avrei utilizzati di analoghi
E poi, dove mai potevo trovare il tritolo che venne trovato presso l'abitazione dei Moncada? E ancora, dove cavolo potevo trovare l'eroina sequestrata nella citata abitazione? Sono quindi stato condannato, benché innocente. A domanda risponde, il nome Antonucci Somma mi fa venire in mente una persona che a suo tempo arrestai, ovviamente prima del depistaggio. Si trattava di un latitante che arrestai su indicazione della moglie di costui. Con l'Antonucci Somma, dopo l'arresto, non intrattenni alcun rapporto. Non mi attivai per fargli ottenere un permesso. Non affidai denaro al predetto. Primo, perché non avevo denaro da affidare a terze persone. Poi, perché se anche ne avessi avuto, non l'avrei certo dato ad un mezzo drogato come l'Antonucci Somma. A domanda risponde, vero è che nel corso di un mio interrogatorio in carcere dissi di essere stato minacciato da alcune persone sui colli di Bologna e che tra costoro c'era uno dei fratelli Alboino o comunque persona a lui somigliante. Si tratta di stronzate inventate sul momento perché provato dal carcere. A domanda risponde, non ho mai minacciato e picchiato l'Antonucci Somma, anche perché è alto quasi 2 metri e le avrebbe date lui a me. A domanda risponde, non ho mai frequentato né conosco alberghi di Sasso Marconi. Nel modo più assoluto non ho incaricato l'Antonucci Somma di fare fotografie di case ubicate sull'Appennino bolognese. A domanda risponde, nel 1988 guadagnavo circa 1.200.000 lire al mese. All'epoca ero titolare di un conto corrente bancario presso lo sportello Banca Nazionale del Lavoro ubicato nella caserma Carabinieri di via Bersaglieri. A domanda risponde, non temo nessun accertamento bancario, anche perché la tenenza Guardia di Finanza di Noto, già li ha fatti pochi anni fa, in occasione di richieste da me inoltrate al Tribunale di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, luogo ove presso il locale carcere espiavo la pena. A domanda risponde, nulla mi dice il nome Carrozzo, anzi mi sovviene in questo momento che conobbi un poliziotto barese di corporatura robusta che ci faceva una capatanta raccontando a tutti la sua vicenda giudiziaria. Diceva di essere estraneo all'uccisione di un uomo ammazzato da persone pregiudicate, fatto per il quale era stato incolpato. Questo poliziotto mi sembra si chiamasse Carrozza. Domanda risponde, sono uscito dal carcere di Santa Maria nel 1993, essendo stato ammesso al regime di semilibertà che ho scontato presso il carcere di Augusta. A domanda risponde, ricordo che il Carrozzo era in buoni rapporti con il personale di custodia e anche con il maresciallo Marcellinaro, persona preposta alla sorveglianza del reparto in cui venivano alloggiati ex poliziotti ed ex carabinieri. Il Marcellinaro è un uomo espansivo e persona a posto. A domanda risponde, non ho mai avuto modo di conoscere il signor Roberto Savi. Io, per quel che riguarda l'ufficio del pubblico ministero, direi che può bastare, anche perché assemblate queste dichiarazioni con le due sentenze che avete già acquisito sul conto del Macauda, direi che la vicenda può considerarsi introdotta nei giusti termini in questo processo. Ci sono richieste in riferimento ai verbali prodotti da parte dei difensori? Richieste? Nessuna? Loro vengono dati per acquisiti i verbali e letto l'ultimo verbale. Il brigadiere Macauda viene condannato a 8 anni per calunnia e detenzione di stupefacenti. Il suo movente rimane a tutt'oggi uno dei misteri legati a questa triste vicenda.